Agenzia Vista. E senta, lo scopo di questo incontro che chiede con il centro-sinistra è convincerli della bontà dei vostri nomi o cercare un nome terzo insieme? E poi, seguendo un po' il suo ragionamento, lei ha detto la seconda carica dello Stato, se non dovesse farcela, a questo punto la vostra prossima proposta dovrebbe essere il presidente Fico e poi il presidente Ma non Draghi. c'ha l'età Fico, lo sa. Poi andiamo a cascata, non so qual è la settima carica dello Stato, la dodicesima carica dello Stato, andiamo a scendere fino a che non troviamo qualcuno che piace a Letta, non penso che sia un ragionamento costituzionalmente valido. No, io vorrei capire dai colleghi, ripeto, che reggono la maggioranza di questo governo, che idee hanno, perché io ripeto, se leggo le dichiarazioni di Letta in queste settimane, ho raccolto dei no, quello non va bene, quello non va bene, quello è divisivo, quello è di centrodestra, quello è sovranista, quello non è simpatico. Al di là dei no vorrei sapere quali sono le proposte e io riporterò sul tavolo quello che ho detto alla luce del sole, agli italiani che ci stanno guardando e a voi. La seconda carica dello Stato, dopo il presidente Mattarella, dal nostro punto di vista, ha il profilo di garanzia che gli italiani si aspettano, non perché donna, ma perché è valida. Oltretutto, dopo decenni di chiacchiere sulle pari opportunità, sarebbe il primo presidente della Repubblica donna che gli italiani, e io sarei orgoglioso di vederla rappresentare il mio paese nel mondo. Se Letta o Conte la vedono in maniera diversa, quantomeno me lo spieghino.